migliori, quella lì dove spiega che diciamo il copyright in realtà non è una cosa bianca o nera, uno o zero, vero o falso, ma è una linea che ha un estremo nel tutti i diritti riservati e l'altro estremo nel nessun diritto riservato, cioè il pubblico dominio. Su questa linea noi ci possiamo muovere ampiamente, anche e soprattutto con le licenze Creative Commons, che appunto Simone a cui Simone ha fatto brevemente accenno, e che sono poi la licenza di Wikipedia, ossia delle licenze, dei contratti di diritto privato, quindi validi ai sensi della legge, questo lo posso tranquillamente confermare. C'è una sentenza del 2007 che ha validato in Germania una violazione di una licenza libera in ambito software, quindi sono 11 anni che questa cosa è assodata. E soprattutto è dicevo, è una licenza dove tu puoi decidere cosa puoi garantire e cosa no. Vedete che c'è già, diciamo, un piccolo cambio rispetto alla direttiva che abbiamo visto finora, perché la direttiva di fatto ci ha messo in condizioni diciamo, di accettare quello che qualcuno ha voluto ottriare. Ottriare è un verbo poco utilizzato in italiano, ma in realtà è meraviglioso, perché ricorda le costituzioni concesse dai re nel XVIII secolo, quando dopo rivolte, dopo sassi, dopo anche ghigliottine e tutto il resto, concedevano, ottriavano delle costituzioni, cioè i primi diritti. E qui noi stiamo praticamente un'altra volta a fare lo stesso lavoro dei rivoluzionari di 3 secoli fa. Soprattutto perché c'è ecco, c'è un problema. Io volevo partire con una citazione di Munari, del designer e architetto Bruno Munari, che è semplificare e complicare è facile, semplificare è difficile. Loro ci sono riusciti benissimo a complicare. Ce n'è un'altra, che è un po' volgarotta, quindi mi vorrete perdonare, che è: l'uovo ha una forma perfetta nonostante esca, qui mi censuro, dalla parte meno nobile della gallina. Ecco, io vorrei in questo senso comunque dimostrarvi, diciamo anche nel corso della presentazione, perché questa direttiva non è assolutamente un uovo e soprattutto perché ha mancato l'obiettivo primario, che era quello di fare la guerra alle piattaforme. Personalmente, mi assumo tutta la responsabilità nel dirlo, puntare sul copyright per tentare di neutralizzare quello che è un monopolio di fatto di Facebook, Google, Apple e Amazon non serve a niente. Invece hanno, come già è stato mostrato, diciamo, nelle analisi, sono state fatte tutta una serie di eccezioni. Perché? Perché Wikipedia, perché GitHub, perché questo, perché quell'altro, che hanno avuto l'opportunità di pagare un lobbista a Bruxelles. Lo diciamo apertamente: il lobbismo è una forma perfettamente nobile, se vogliamo, di difesa dei diritti, però i piccoli non se lo possono permettere. Questo è l'altro problema di questa direttiva. Ecco, vorrei partire da questo fatto. Questa in realtà non l'ho scattata io, l'ho scattata il nostro presidente Lorenzo Losa. Questa foto in Italia è illegale. Questo qua è, se non ricordo male, il grattacielo dell'Unicredit a Milano. D'altronde lui abita a Milano, quindi io, abitando a Roma, non potevo chiaramente fare io la foto. Con scie chimiche. Esatto, con tanto di scie chimiche, esatto. Gli illuminati sono coinvolti ovviamente, perché noi siamo stati definiti dalla stampa i servi scemi del GAFA. Ok, questa ci mancava effettivamente come insulto. Questa foto è illegale perché? Perché manca quello che è stato brevemente accennato come libertà di panorama. Che cosa significa? Che questa foto scattata all'estero, adesso mi sfugge purtroppo il posto, Lorenzo me l'aveva detto, lo recupero dopo nella parte di discussione. Questa foto è stata scattata invece in uno dei tanti paesi dove, quelli in verde, per intenderci, dove la libertà di panorama è concessa, cioè tu puoi fare liberamente le foto dei monumenti e delle opere architettoniche e appunto del panorama liberamente, le puoi caricare in alcuni casi. Ovviamente su piattaforme, chiedo scusa, per uso personale, quindi senza un riuso commerciale, in altri casi invece con anche la possibilità di un riuso commerciale. Francia, Italia, Grecia, la Turchia mi stupisce, direi la verità, però in realtà sulla Turchia in effetti avrei da ridire.
l'Egitto anche hanno delle fortissime limitazioni su questo. La Francia perché, se vi domandate perché nei trattati commerciali che facciamo in giro per il mondo come Unione Europea c'è sempre una deroga sul cinema, quella deroga parla francese. E vi posso tranquillamente dire che nel mio gruppo politico di riferimento c'è un editore francese che mi sto domandando che diavolo ci faccia nel mio partito. Perché è tutto fuorché uno che punta a, una, a liberalizzare il mercato piuttosto a difendere il proprio mercato. In realtà, diciamo, anche qui l'idea della mancanza di una libertà di panorama e del codice urbani, soprattutto qui in Italia, deriva dal fatto che noi abbiamo tanto da mostrare, tanto patrimonio da tutelare, ed è vero. Piccolo problema, cercare di fare questo significa limitare l'opportunità di semplicemente raggiungere tutti, ovunque. Questa è una foto della NASA, non è una foto dell'ESA. In realtà anche l'ESA poi dovrebbe aver pubblicato in copia, eccetera. Però tutte le aziende, tutte le agenzie del governo statunitense, tutte, NIST, NASA, pure l'FBI, la CIA un po' meno, però tutto quello che viene pubblicato da queste agenzie del governo è pubblico dominio per legge. È pubblico dominio per legge. Qui c'è un open by default, ma vai a capire poi con la singola pubblica amministrazione che cosa vuol dire, perché c'è spesso casino fra copyright, privacy e tutto il resto. Qui tra l'altro volevo dire anche un'altra cosa: raggiungere tutti ovunque significa poter fare una foto del Colosseo, pubblicarla su Wikipedia e renderla accessibile a tutti, cosa che noi non possiamo fare. Il Colosseo di notte non lo possiamo fare, in realtà manco la Tour Eiffel di notte lo possiamo fare, ma quello è un altro discorso ancora, eccetera. Raggiungere tutti ovunque, tra l'altro qui mi unisco in questo al professore che mi ha preceduto, raggiungere tutti ovunque noi lo facciamo semplicemente per passione. E vorrei che fosse chiaro anche che il nostro problema da questo punto di vista, noi abbiamo lo stesso problema che hanno poi gli editori in certi paesi, noi abbiamo un fortissimo interesse a lavorare con loro, paradossalmente, sembra strano, ma non siamo in competizione, litighiamo, questo sì, perché abbiamo visioni diverse del mondo, ma non siamo assolutamente in competizione, noi ci sosteniamo sulle spalle di giganti che sono venuti molto prima di noi e che loro stampano e ristampano e rendono pubblici, ma noi abbiamo dei grossi problemi, soprattutto dal punto di vista dell'accesso alle fonti, visto che a questo punto sono state citate tre donne. Io purtroppo non posso citare soltanto donne, posso citare anche uomini. Ci sono tanti wikipediani in giro per il mondo, un greco di cui non sappiamo il nome, ed è meglio così perché è stato citato in giudizio per 300.000 euro per avere semplicemente riportato una frase di un testamento politico di Papandreou che si riferiva al suo ex suocero, di cui adesso mi sfugge il nome, che veniva definito in questo testamento politico una disgrazia politica. Lui ha riportato un fatto ed è stato denunciato per 300.000 euro da questo politico per diffamazione. Ovviamente è stato aiutato dalla Wikimedia Foundation, ovviamente è stato assolto, però intanto ci sono voluti 2 anni, pensate qua in Italia. Pensate qua in Italia, dove noi siamo stati denunciati dal senatore Angelucci e da suo figlio per delle piccole correzioni, ci abbiamo messo 10 anni a ottenere una sentenza dal Tribunale di Roma che diceva no, l'associazione Wikimedia Italia non gestisce Wikipedia, quindi non può essere considerata responsabile. 20 milioni di euro ci sono stati chiesti, 20 milioni di euro. Questa è la questione della censura. Però ancora c'è un altro problema: raggiungere tutti ovunque. Noi siamo censurati proprio in Turchia, noi siamo censurati in Cina, noi siamo puntualmente, perché? Perché ci permettiamo di riportare fatti. E arrivo anche al punto: abbiamo un problema soprattutto con le fonti. Primo, perché spesso e volentieri non sappiamo dove andarcela a cercare, e qui entrate in gioco voi ed entra in gioco tutto quello che noi chiamiamo l'universo dei GLAM, galleries, libraries, archives, museums, eccetera. Ma soprattutto entra in gioco anche un'altra cosa: l'affidabilità della fonte. Quello che succede in Ungheria oggi e che succede da decenni in Iran, in Venezuela, in Corea del Nord, a Cuba, ma anche in certe case editrici che pubblicano volontariamente cose poco affidabili,
in Occidente che vendono queste cose. Queste sono fonti che, attenzione, di cui noi dobbiamo valutare come ricercatori, tra virgolette, come ricercatori volontari che fanno questo per diletto, dobbiamo valutarne l'affidabilità. Tutti i problemi che però abbiamo tirato fuori in questi ultimi, nel mio intervento, in quello che c'è stato prima, eccetera, non sono stati risolti da questa direttiva. Anzi, sono andati, diciamo, a peggiorare in realtà quello che è il nostro problema, soprattutto dal punto di vista qui. Partiamo proprio direttamente con l'articolo 13, visto che mi è stato ammollato da Simone. Il filtro sui contenuti in realtà è stato già abbastanza ben descritto. Manca un piccolo particolare che mi permetto di integrare. Come fanno tutti i wikipediani: tu scrivi una roba, poi arriva quello che integra, mette una cosa e ti fa dire cavoli, non ci avevo pensato a quel particolare aspetto. Ma questo è il bello, diciamo, della nostra contribuzione, almeno quando si mantiene sui piani della cortesia personale. Il filtro ai contenuti nella sua prima versione era automatico. Che cosa significa? Facciamo l'esempio di un canale che io seguo, molto piccolo, ha 100.000 follower, non di più, fa semplicemente delle mappe più o meno interattive fatte con Paint, che, diciamo, ti fa vedere l'evoluzione storica dei paesi, o ti fa vedere, che ne so, la progressione di una guerra. Ha fatto un lavoro bellissimo sulla guerra civile americana, ne ha fatto altri bellissimi sul Tibet, sulle repubbliche del Centrasia, cose che, voglio dire, sono affascinanti. Bene, uno dei suoi video è stato segnalato come violazione di copyright perché una società bulgara, peraltro mai sentita, mai totalmente sconosciuta, ha ritenuto di rivendicare il copyright su un pezzo di Bach, che è pubblico dominio. Questo significa filtro automatico, significa che intanto ti blocco il video, poi Dio pensa. Filtro automatico per Wikipedia, ci hanno provato in tutti i modi dal 2011 a oggi. State parlando con uno che era dietro lo sciopero del 2011 ed era dietro lo sciopero che abbiamo fatto qualche mese fa per poter parlare di questa benedettissima direttiva, visto che nessuno ne ha parlato. E la cosa più divertente è che ci hanno veramente provato in tutti i modi in questi 8 anni a piazzarci sto benedetto filtro. Perché? Perché c'era sempre qualcuno da attaccare, c'era sempre qualcuno da cui difendersi, ed era una bomba nucleare puntata all'obiettivo totalmente sbagliato. Quindi, chiaramente, a noi. Quindi, per esempio, nel 2011, quando abbiamo fatto il primo sciopero, avevano messo la necessità di avere un direttore responsabile per ogni sito web. Immaginatevi, su un sito come il nostro, che fa centinaia di migliaia di modifiche al giorno, che cosa vuol dire? Soprattutto per gli argomenti di cui non sappiamo assolutamente nulla. Filtro automatico sui testi significa che noi dovremmo avere tutti i libri di tutto il mondo digitalizzati in un gigantesco repository a cui noi poi dobbiamo eventualmente pagare accesso per verificare se qualcuno per caso inserisce un testo coperto da copyright. È da pazzi. E soprattutto, come ha fatto notare molto carinamente un altro dei nostri utenti, pensa un po' se poi qualcuno buca quel server con tutte queste digitalizzazioni e lo mette online. E mo come lo difendiamo? Poi come lo difendi il copyright? Facciamo un gigantesco shiab di tutte quante le pubblicazioni digitalizzate. Parlo sicuramente a un audience che sa benissimo quanto è difficile digitalizzare un libro, soprattutto se fatto prima dell'epoca moderna, quindi prima del 1800, per intenderci. Questo è il filtro ai contenuti, è il filtro automatico prima. Adesso ho detto, no, il filtro sarà umano. Beh, grazie. Ecco, praticamente siamo tornati alla situazione che Wikipedia già gestisce da 17 anni senza problemi. Il filtro lo facciamo noi. Successivamente qualcuno ci avvisa nel caso, ha detto, guardate, è stato copiato un testo. Lo rimuoviamo, cancelliamo le revisioni, chiediamo scusa a quello che è stato, diciamo, coinvolto suo malgrado in questa vicenda. Si può fare così, non è necessario metterci una legge, cioè basta semplicemente essere delle brave persone e sapere che c'è una legge che difende già il copyright, non c'è bisogno di un filtro automatico che poi porta più problemi che altro. Ma soprattutto parliamo di questa benedetta censorship machine. Nella primissima versione, la link tax,
non prevedeva mica la possibilità poi di, cioè non era chiara, non era così chiara di permettere anche lo snippet, cioè quelle righine che vedete su Facebook o su Google, quella piccola preview che vedete sui social media o sui motori di ricerca o sugli aggregatori. Prima non era permessa questa cosa, perché? Perché volevano che Google pagasse. Dettaglio, in Spagna ci hanno provato, Google News ha chiuso, in Germania ci ha provato e Google News ha chiuso, ci hanno provato in Brasile, è durata 2 settimane, letteralmente, me lo ricordo perché all'epoca coprivo. Facevo, diciamo, facevo articoli su queste cose. È durata letteralmente 2 settimane questa norma. Quindi, invece, che cosa significa? Nella versione originale, addirittura noi avevamo un dubbio, purtroppo fondato, perché abbiamo chiesto non solo al qui presente avvocato Librandi, ma anche ad altri nostri contatti legali. Abbiamo chiesto, dico, ma che significa? Significa che se noi proviamo a mettere un link intero dobbiamo pagare? Cioè, e io poi come le cito le fonti? Se io devo citare per forza un articolo del Corriere della Sera che, oh, puta caso è online, poi come facciamo? Ah, e dimenticavo una cosa molto importante, effettivamente. Faccio un piccolo passo indietro. Scusate, faccio un piccolo passo indietro su, sì, appunto, sul filtro dei contenuti. Vi ho parlato, vi ho già detto appunto che serve quindi una cosa automatizzata per riconoscere i testi copiati, eccetera, eccetera, no? Perché giustamente, perché, oh, attenzione, gli italiani, soprattutto la comunità italiana, dal punto di vista della tutela del copyright, è paranoica e fa bene, perché questo è il paese dove le eccezioni sono centinaia. Noi abbiamo un sacco di foto che abbiamo dovuto togliere, per esempio, perché arriva il fotografo e dice: no, questa l'ho scattata a un concerto, quindi è creativa, quindi la devi togliere. Non ricade nel pubblico dominio secondo la legge italiana. Dopo 20 anni le foto non artistiche possono essere considerate pubblico dominio, tipo le figurine Panini, per intenderci. Ma se la fai a un concerto, caspita, non lo puoi fare. La devi togliere, pure se magari è pubblico dominio. Perché? Perché non abbiamo voglia di impegnarci la casa in una causa penale. Perché violare il copyright è un reato, cioè causa penale. In bocca al lupo a pagare l'avvocato. Volevo però presentarvi due casi che sono avvenuti, guarda caso, esattamente negli ultimi 15 giorni. Il 1° novembre, preciso, Ferruccio Pinotti del Corriere della Sera fa un articolo e due interi capoversi del suo articolo sono copiati e incollati dalla voce Galleria Adige Garda presente su Wikipedia in italiano. Secondo voi ci ha citato? No. Secondo voi ha rilasciato pure l'articolo con la nostra licenza? Men che meno, ci ha messo un bel copyright, riproduzione riservata. Si è appropriato del testo. Vi saluto e sono. Credete che questo sia successo una sola volta in 17 anni? Manco per errore. Qualcuno gliene è fregato qualcosa dalla FIEG di chiedere scusa? Nemmeno per sogno. D'altronde, però, noi siamo la voce di Google, quindi immaginatevi Sergey Brin che parla e mi fa muovere come una marionetta. O Jeff Bezos, peccato che non mi pagano. Magari mi pagassero. E l'altro caso invece è stato con la stampa, che si è risolto soltanto grazie all'intervento di Anna Masera, che è una giornalista estremamente attenta a queste cose e soprattutto è estremamente amica della nostra comunità e della nostra associazione. E però siamo un'altra volta tornati alla questione italiana. Ah, conosco l'amico dell'amico, chiedo scusa, e soltanto perché c'era la Masera coinvolta, di fatto abbiamo avuto una sorta di scusa da parte della stampa. Questo appunto a parte, ecco, perché tutto sto problema? Perché si parte dal concetto che esiste la regola e poi esistono le eccezioni, e le eccezioni sono tassative. È un modello che io riconosco benissimo, è un modello tedesco. La legge è questa, le eccezioni garantite sono queste, in bocca al lupo per tutto il resto. Tutto il resto è vietato. Tutto il resto è assolutamente vietato. La parte maligna che alberga in me mi fa dire che di tedesco c'ha anche qualcos'altro questa norma, che è una certa casa editrice che è molto attiva sul piano delle pubblicazioni scientifiche e quindi, diciamo, ha tramite un portavoce nel Parlamento europeo, guarda caso del Partito Popolare, guarda caso tedesco, guarda caso
è lo stesso partito di una certa cancelliera, e improvvisamente, cioè questa improvvisa diciamo, situazione si è venuta a condensare nella figura di Axel Voss, questo dubbio, mettiamola così, sulla sua terzietà. E la cosa più divertente è soprattutto, Simone ha citato il pezzo sui diritti sportivi, è bellissimo il fatto che poi il giornalista appena approvata, quindi applausi, appena approvata la sua relazione, è andata tutto bene, nel momento del massimo trionfo gli fanno una domanda proprio su questo e Voss non sa rispondere. No, ma veramente non è così. No, veramente qui c'è scritto, oh, ops. Cioè, in conferenza stampa Axel Voss non sapeva che la sua stessa proposta di direttiva era in realtà dannosa perfino per chi acquista i diritti sportivi. Questo è, diciamo, il livello. Ma soprattutto l'eccezione, torniamo finalmente sul punto, è che Wikipedia teoricamente rientra come, cioè, dovrebbe, non riguardare i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, cioè noi sostanzialmente, però attenzione, che agiscono a fini non commerciali, quali ad esempio le enciclopedie online. Lo sapete che la licenza di Wikipedia si chiama Creative Commons attribuzione condividi allo stesso modo? Cioè significa che ci sono due clausole: devi citarci come fonte, devi condividere con la stessa nostra licenza quello che facciamo. Dopodiché, se vuoi venderti un libro con le nostre con le immagini che ti puoi permettere di citare, ma soprattutto con i nostri testi, lo puoi fare, lo puoi vendere liberamente, e questo è un fine commerciale indiretto, ma lo è. E quindi l'eccezione che ci è stata data come per dire toh, forza, andate a fare su, andate a giocare con quegli altri bambini, alla fine non riguarda noi. E abbiamo provato a ripeterlo più volte, il text and data mining non mi ci avvicino nemmeno. Questa spilletta che porto è di un progetto che si chiama Wikidata, che alcuni fra voi bibliotecari forse conoscono già, che è un enorme database che proprio per colpa della direttiva sui diritti sui generis dell'Unione Europea sui database è stato rilasciato in CC0, e questo ha generato non pochi problemi all'interno della nostra comunità. Perché? Perché paradossalmente alcuni dicono questa decisione è stata voluta da Google all'interno della nostra comunità, e la cosa invece è stata proprio per cercare di dire ok, su questo database non esistono diritti sui generis. Perché? Perché era nato in Germania, quindi in Unione Europea, quindi si poteva applicare questa direttiva anche in futuro, anche adesso poteva applicarsi, adesso che abbiamo spostato il progetto con i server negli Stati Uniti, poteva applicarsi uguale. Quindi abbiamo deciso di fare questa mossa appositamente per impedire, diciamo, questa cosa, per impedire questa eccezione. Ma soprattutto, e questo ve lo riporto in inglese perché è il concetto su cui abbiamo cercato di battere il più possibile non solo noi, perché noi eravamo una delle punte di lancia a Bruxelles di tutto un movimento di piccole ONG, piccole e medie ONG, che siamo andati a pescarci puntualmente in tutti e 28 gli stati dell'Unione Europea, perché questo lavoro l'abbiamo fatto insieme, e abbiamo battuto su questo punto: se è sbagliato, continuerà ad essere sbagliato. E l'approccio di questa direttiva, ripeto, non è l'uovo secondo Munari. È sbagliato, è completamente sbagliato. Chiudo perché siamo veramente, potrei continuare a rompere le scatole sul fatto che appunto i tre obiettivi che la Commissione si era puntata, cioè armonizzare le eccezioni, promuovere l'accesso ai contenuti e far funzionare il mercato digitale, sono stati tutti e tre clamorosamente falliti, perché come abbiamo visto in ogni singolo intervento abbiamo detto che il mercato si frammenta ulteriormente, quindi ciao mercato digitale. Piccolo disclaimer, sono un europeista convinto fino al midollo, e magari si potesse fare un mercato digitale unico, ma finché tu continui a creare il geofencing, cioè a limitare i diritti all'Italia, alla Slovenia, all'Austria, alla Francia, perché? Perché continuiamo ad essere un'unione di 28 stati e non un accordo fra 28 stati per avere regole comuni,
finché continuiamo così, il mercato digitale comune non lo otterremo mai. Faccio un esempio molto stupido. Io sono andato nel Regno Unito l'anno scorso, tra i tanti viaggi che ho dovuto fare l'anno scorso, sono stato nel Regno Unito per qualche giorno, ho un abbonamento a Netflix e io ho potuto godermi le prime 3-4 puntate della terza stagione di Rick and Morty. Perché? Perché nel Regno Unito erano disponibili, in Italia ancora no. Ho dovuto aspettare nel frattempo però un altro mese e mezzo per continuare e finirmi tutta quanta la stagione. Perché questo è una shock, faccio un esempio stupido, ma il geofencing è questo, e la direttiva non risolve sto problema, non la risolve, e crea più problemi pure a noi di quanti ne voleva risolvere. Quindi la nota di speranza, che avete ormai già imparato a memoria perché ormai l'ho tenuta per circa mezz'ora, la nota di speranza è che finalmente veramente si raggiunga un accordo serio su un copyright che sia davvero dalla parte degli autori, e quindi tuteli davvero il diritto d'autore, soprattutto dei piccolissimi autori, soprattutto di quelli che non sono conosciuti. Spezzo una lancia a favore di Netflix e comunque di tutti quanti i servizi che fanno un abbonamento flat e garantiscono accesso illimitato. Paradossalmente questo permette alla gente di avere un catalogo molto più ampio rispetto a prima e di poter sperimentare di più. È chiaro che poi è la curiosità che deve muovere il singolo utente a vedere nuovi contenuti, a vedere nuove cose, e c'è chiaramente anche l'interesse dell'azienda a spingere determinati contenuti, per carità di Dio. Però la difesa degli autori viene da questo, viene dallo stimolare appunto la curiosità del consumatore e convincere la piattaforma ad agevolare il consumatore a vedere quello che vuole lui o lei e non quello che vuole Amazon. E poi soprattutto dalla parte degli utenti, qua ovviamente l'ho già detto per voi, lo dico anche per noi di Wikipedia, e che sia veramente equo nel senso del dizionario e non nel senso dell'equo compenso, e per tutti. Grazie infinite per la vostra pazienza.